Nell'universo, in questo immenso universo, in questi milioni di universi, le tante razze, i tanti pianeti, quindi tanti abitanti di questo spazio, a noi così sconosciuto, no? E infinito, tu non pensi che possa comunque esistere anche in quella dimensione un'evoluzione, che quindi ci possono essere degli esseri non così evoluti verso il bene? Non pensi? Pensi che siano tutti quanti evoluti nel bene, che non ci sia nell'universo una scala, ecco, evolutiva, no? In qualche modo. Non so se sono riuscita, Chiarissimo. ecco. Grazie della domanda perché così mi dà la possibilità di spiegare agli ascoltatori la verità. Ci sono pianeti abitati, miliardi, centinaia di milioni di miliardi, e sono abitati. Tra questi ci sono pianeti come il nostro, civiltà come la nostra, pianeti come il nostro nel senso di terra, atmosfera, vita, ci sono civiltà come la nostra, ci sono civiltà superiori alla nostra, ci sono civiltà forse inferiori alla nostra, senza ombra di dubbi. Quello che però è, a mio giudizio, scientificamente probabile, ma per me è una certezza, perché mi è stato detto così. Coloro che viaggiano nell'universo alla velocità della luce, 300.000 km al secondo, cioè coloro che dalla Luna alla Terra ci mettono 1,6 secondi per arrivare sulla prima stella più vicina a noi, Sirio, ci mettono 2 anni, perché a 2 anni luce, un anno luce sono 9.000 miliardi di chilometri. 2 anni luce sono 18.000 miliardi di chilometri. Significa per noi la stella più vicina, cioè praticamente dietro la nostra porta di casa, un vicino quanto può essere distante da noi, 10 metri. La stella Sirio sono 2 anni luce, cioè 18.000 miliardi di chilometri. Ci sono civiltà che in 2 anni dalla stella Sirio arrivano a noi e ci sono civiltà che in un'ora arrivano a noi, significa che superano 100.000 volte la velocità della luce. Ora, queste civiltà, uno, hanno una vita cellulare, fisica, se hanno la nostra stessa struttura molecolare, che invece di vivere 80-90 anni possono vivere 2.000 anni, 3.000 anni. Quindi significa che la loro scienza è riuscita a scoprire a non far invecchiare le cellule. Cioè, mentre le nostre cellule si invecchiano e moriamo a 80, 90, 100 anni, le cellule di questi alieni si invecchiano in 1000, 2000, 3000 anni per morire. Quindi una civiltà che ha raggiunto un livello così alto di tecnologia che può guarire tutte le malattie. Pensa, una persona che vive 3.000 anni non ha nessuna malattia, nemmeno il raffreddore. Oh. Allora, quando viaggiano nell'universo, questi esseri con questa tecnologia, dobbiamo farci la domanda, nei loro pianeti come vivono? Ora, una scienza di una civiltà che possiede una scienza, una tecnologia, quindi sul piano scientifico, meccanico, medico, filosofico, politico, economico, spirituale, molto più avanti del nostro. È matematicamente impossibile che se loro non avessero sviluppato i valori etici, filosofici, che sono comuni in tutto l'universo, per questo siamo fratelli, cioè della fratellanza, della pace, dell'amore. Se una civiltà con tale scienza non sviluppa per forza i valori etici, automaticamente si autodistrugge. Guardate noi che abbiamo 100 anni di evoluzione. Abbiamo noi 100 anni di evoluzione, 150 di tecnologia. Che cosa siamo riusciti a fare? A scoprire l'atomo,
come l'hanno scoperto anche gli extraterrestri, ma invece di produrre, di creare attraverso l'atomo vita, noi creiamo morte con le bombe atomiche, con Certo. l'energia nucleare. Noi siamo una civiltà tutta divisa tra di noi, tutta violenta, Noi siamo conquistiamo. pericolosi per l'universo. Ogni volta che noi scopriamo un mondo nuovo nella nostra terra, non lo colonizziamo, lo invadiamo, lo violentiamo e distruggiamo la popolazione autoctona. Questa è storia, indiani d'America, africani, eccetera, eccetera. Ora, ti posso dire con certezza, Anna, che gli extraterrestri che ci visitano sono tutti positivi. E questo non è tema di fede. Questa è logica, buon senso. Se viaggiano alla velocità della luce, sono esseri che Che evoluzione. hanno abbandonato la guerra, le distruzioni, la violenza da migliaia di anni. Anzi, per me, che sono molto passionale e assetato di giustizia, sono troppo buoni con noi. Cioè, ci osservano con pena, non intervengono, ci rispettano. Se arriva una mosca, loro si scansano. Ecco, questo è quello che è l'antitesi di quello che pensano le superpotenze che loro ci vogliono invadere. Le Ecco. popolazioni, e finisco, le popolazioni di altri mondi che sono negative non riescono ad andare nemmeno nei loro satelliti, come abbiamo fatto noi. Siamo andati sulla Luna e forse ci ritorneremo, ma non andremo su Marte. Ma non perché gli extraterrestri ce lo impediranno, perché se non cambiamo ci autodistruggeremo. Quindi ecco il motivo perché civiltà che ci visitano, che percorrono anni luce, non possono essere negativi nel modo più assoluto.